ci sono delle questioni in Calabria che vanno affrontate assieme e se il presidente non si intestardisce in queste sue opinioni rischia poi di restare solo. Perché il primo anno di attività legislativa della Regione credo sia sommamente sotto gli occhi di tutti come un anno deprecabile dal punto di vista politico, dal punto di vista legislativo e anche dal punto di vista dei rapporti fra le forze politiche. In quest'anno non si è fatto nulla. Io non voglio addossare responsabilità solo ad Oliverio, però questa loro vittoria si è dissipata in un momento, cioè non hanno dato più risposta alle emergenze calabrese. Ecco la ragione per la quale noi chiedevamo un confronto sui temi caldi della Calabria.